Radio Radicale, siamo col senatore Rosso di Forza Italia per parlare del decreto siccità in relazione a quello che sta succedendo anche in Romagna e nelle Marche, dove abbiamo visto che è successo di tutto per il maltempo. Allora, innanzitutto, voi a che punto siete per il decreto siccità e cosa cambia, insomma, questa situazione meteorologica che in qualche modo ha trasformato la primavera in autunno? Sì, assolutamente. Purtroppo dobbiamo fare i conti con un tempo sempre più imprevedibile, anche fuori stagione. Sul siccità al Senato, siamo ormai alle fasi conclusive perché oggi abbiamo chiuso tutta la parte di illustrazione e di interventi in discussione generale. Domani dovrebbero arrivare i pareri del governo su numerosi emendamenti che sono pervenuti un po' da tutte le forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione, e quindi già da giovedì saremo in condizione di votare gli emendamenti con l'impegno di chiudere al massimo inizio della prossima settimana per poi andare in aula. Sicuramente adesso c'è il problema che in alcune regioni il problema della siccità è stato superato dal problema alluvionale, cioè il problema è esattamente opposto. Dissesto Sì, idrogeologico. di dissesto. È chiaro che i due problemi sono correlati. Nel senso che noi dobbiamo ovviamente pensare come poter riutilizzare quelli che sono i percorsi dell'acqua in maniera tale che di non sprecarne quando ce n'è poca, nel caso di siccità, cioè fino a 10 giorni fa, e di come evitare il problema di dissesto nel caso in cui ce ne sia tanto. Il decreto siccità, in realtà, più che operare in questioni concrete, nel senso in opere, eccetera, rivede un po' la governance di come intervenire non solo in caso di siccità, ma tutto l'anno. Cioè, quindi noi nominiamo un commissario straordinario, c'è una governance che è composta da ministri, ma ci saranno anche le regioni. Noi abbiamo proposto di coinvolgere anche i comuni in una cabina di regia permanente che vada ad esaminare regione per regione o anche provincia per provincia i problemi, eccetera. È chiaro che nel confronto col governo adesso noi porremo la questione che forse sarebbe bene che ci fosse anche o un'aggiunta a siccità, che a quel punto dovrebbe cambiare nome, oppure un decreto ad hoc per le questioni di quando c'è troppa acqua e non quando ce n'è poca. No, ho Quindi capito. ci stiamo lavorando. Considerando l'emergenza, sarebbe possibile. Domani vi vedete col governo per parlare anche di Sì, questo. penso domani ci sarà una serie di incontri dove poi il governo appunto dovrà darci i pareri. E intanto continua l'interesse sul siccità perché continuano a pervenirci da tantissime associazioni e addette ai lavori nuovi emendamenti, quindi vedremo se poi fare qualche, con i miei colleghi relatori, fare qualche emendamento dei relatori dell'ultimo momento per aggiustarlo ancora di più. Intanto vediamo se il governo appunto pensa di introdurre qualche norma nel siccità o se pensa di fare una norma ad hoc a parte. Oggi voi siete stati a lavorare tutto il giorno qui sul decreto siccità. Sì. Volevo sapere se lei aveva avuto tempo di vedere quello che è successo a Rimini, le interruzioni che ci sono state. Sì, più che altro mi hanno scritto perché io appunto siamo qua su circa 150 emendamenti a dover capire qual è la strada migliore. Per cui sicuramente siamo preoccupati, poi nella nostra commissione specificatamente, che è la commissione ambiente, ovviamente. La preoccupazione è tanta. Adesso mi metto a verificare tutto cosa è successo perché, ripeto, vediamo se riusciamo già in questo decreto, perché se è pur vero che come dire, il Parlamento deve fare le proprie leggi, ma è anche vero che non c'è nulla di così veloce come un decreto, quindi può essere, come Certo. dire, un treno che ci aiuta a risolvere i problemi prima possibile. Va bene, io la ringrazio molto della Grazie a voi. disponibilità di averci dato conto del lavoro che state svolgendo. Ringrazio il senatore Rosso di Forza Italia. Grazie. Grazie.